Il fatto è che noi non ci occupiamo più di anima. È per questa ragione che mi trovate qui stasera seduto su questa sedia. Non ci occupiamo più di anima, però in realtà di anima ci siamo occupati da questa parte del mondo, da questa parte del mare, per migliaia di anni. I greci antichi avevano inventato uno strumento straordinario per raccontare l'anima dell'umanità, e questo strumento era il mito, mythos, racconto o parola o anche creazione. A quel punto Zeus poté assumere le sembianze di toro, un toro bianco, enorme, bianchissimo, con un pelo delicato, dei cornini altrettanto delicati e degli occhi mansueti, e mescolandosi in mezzo alle mandre, mentre queste lambivano la spiaggia sulla quale giocava la principessa, Zeus, il toro bianco, si staccò e puntò dritto verso il gruppo delle ragazze. Bene, Poros, ubriaco fradicio, svenne. E svenne esattamente ai piedi di Penia. Con chi altri poteva accoppiarsi la povertà se non con l'espediente? E quella notte Penia e Poros si amarono a più riprese, si amarono moltissimo, e dopo 9 mesi finalmente venne al mondo Eros. Eros è una strada, è un espediente, è il nostro espediente, la nostra strada per provare a lasciare un solco per raggiungere l'immortalità. E durante i suoi svolazzamenti amorosi Zeus l'aveva vista, inquadrata, e aveva deciso che quella ragazza doveva essere sua. Quando il re degli dèi decideva una cosa, era difficile fargli cambiare idea. E mentre Narciso scappava, Eco rimase lì, immobile, disperata, con l'amara sensazione di essere riuscita a dire come unica frase di senso compiuto al suo grande amore: va via. E continua a suonare Orfeo, continua a suonare, a cantare, e Persefone sarebbe anche convinta, sarebbe anche decisa a restituire l'anima di Euridice al suo amato, ma Ade no. Aristofane racconta che noi esseri umani, all'inizio della nostra carriera di personaggi mitologici, eravamo un po' diversi da come siamo adesso, ovvero non avevamo semplicemente 2 gambe, 2 braccia, 1 testa, no? Avevamo 4 gambe, 4 braccia, 2 teste, e soprattutto avevamo 2 organi sessuali. Ed è proprio per questa ragione, ci racconta Aristofane, che ancora oggi molti uomini cercano altri uomini, molte donne cercano altre donne, e la maggior parte di noi, semplicemente perché gli androgini erano in numero superiore, cercano qualcuno del sesso opposto. Come se ad essere contro natura, in realtà, fossero soltanto la violenza, la stupidità e la tracotanza. Anche se ammantate di furore divino.